Teleradio Stereo 92.7. Attenzione Yamal, il talento del calcio spagnolo, 12 anni compiuti ieri. Il talento tra i talenti. Risentiamo il fuori, il possesso palla alla Spagna, fischi. Attenzione, la Spagna subito di fischi. Avanza con il riconoscibilissimo Cucurella, che sì, ha dei capelli veramente imbarazzanti. Leao. Rafael Leao. Palla dentro, subito paratona di Donnarumma. Sul colpo di testa, che Pedri è andato a colpire di testa. Pedri è alto quanto Marco Sau, ma comunque ci è arrivato. La presa di testa e Donnarumma la alza in calcio d'angolo sulla bella azione di Rafa Leão, che spiovesse, che ha detto bravo. In Portogallo non mi apprezza, sono andato a giocare per la Spagna. Bravo Donnarumma, che fa la parata per lo spettacolo e dà fiducia al pubblico. È vero, questa parata era facile, la poteva bloccare. La maglia del portiere non benissimo come quella dei calciatori di movimento. Attenzione, perché siamo al circo, siamo cos'è con la maglia lì. Yamal ci sta facendo vedere i sorci verdi subito. Dopo due minuti ripartiamo. Oddio. Attenzione, c'è Morata. Il cross in mezzo, fuori Nico Williams di testa. Leao da dentro la porta si è mangiato il gol dell'1-0. Spagna ad un passo dal 1-0, gran cross di Morata. Mamma mia, che palla del nuovo centravanti della Roma. Mamma Nico mia. Se la mangia. Ha difeso bene, Comunque posso dire, Morata sta ripercorrendo le orme di Morientes, che ogni anno doveva venire alla Roma. È vero. Uguale, è il moro. Yamal sono fuori tutti. Morata in area, si allarga Morata, il tiro, Donnarumma. Terza palla gol per la Spagna. Gaudino, Cucurella somiglia a Gaudino. Ti ricordi Gaudino? Gaudino, me lo sono ricordato. Beh, e adesso faremo il prospetto di Gaudino, una memoria storica. Io devo interpretare questa domanda. Riusciamo a uscire da Corallo, faresti un rasti trombone a Nardo? No, Fabian Ruiz in sinistro. Donnarumma. La palla che, mamma mia, termina. Io posso dire pochissimo sopra la traversa. La partita di Donnarumma a livelli di Cotumaccio di Mitomania. Ah, dici? Questa è un'altra partita, un'altra palla con una mano proprio. Possiamo dire che ci stanno prendendo a pallonate. Sì, lo possiamo dire. Ragazzi, dai. Questa è una bella parata. Così. È una bella parata. Così, se c'era Rancheri di Apara, così Apara. Sì, questa secondo me è una gran presa, una bella parata, grande parata di Gigio. Siamo nell'epoca di Netflix, va bene tutto ormai. Oh, ripartenza. Diciamo che l'esperienza di Modena parte. Ma ripartite meglio a destra. E allora c'è spazio per Federico Chiesa. Provaci. Chiesa, il destro, palla fuori. Sei una pippa, sei. Ma come sei una pippa? Sei una pippa. Ma cosa? Primo tiro dell'Italia in questa partita, eh? Ero molto arretrato rispetto al palco. E Modena parte. Io a mezzotto ci arrivo con sto rompicoglioni qua. Mi piace. Dai. Comunque giocano un pallone meraviglioso. Cucurella dalla sinistra, senza le porte. Tocco per Nico Williams, ancora una volta Nico Williams dalla sinistra, si accentra. Finta il cross, ancora Nico Williams, si va sul fondo. Andai in un paese. Autogol. Calafiori. Ma Riccardo, ma come autogol? Se poteva giocare pallone. Ma Riccardo, ma ti ho motivato. È finita la canzone. È finita la canzone. Fiorani non ha detto un aneddoto mentre attaccavano. Ma ti ho motivato. Stavo raccontando quando andai con le due cugine in un paese delle Marche. Le due cugine? Si chiamava. Due. Penne in Teverina, e mi ritrovai a letto con queste due cugine. Tutte e due? Sì, che una era compiacente e una no. Stavamo a letto. Non so se si può dire. Per questioni di spazio. Ah, ok. Tanto l'Italia è sotto, ha segnato Calafiori, ma nella porta sbagliata. Ennesima grande giocata di Nico Williams. Ennesima grande chiusura di Calafiori. Dalla sinistra, qui la spizza Morata, la sfiora Donnarumma e Calafiori se la butta dentro da solo. Un'altra volta questo. Occhio, basta. William. Guarda, Nico Williams. Crucio paro. Da sinistra se la porta sul destro, tiro clamoroso sull'incrocio. Ma questo giocava a pallone. Questo è un fenomeno. La signora del terzo piano che sta a bussare. Fate piano. Ragazzi, questo è un ammazza. Che mina che ha tirato. Che giocatore, ragazzi. Nico Williams. Pieno. Ragazzi, Lorenzo. Dai, dove ragazzi, Lorenzo. Sono stati assati tutti sul Lorenzo. Campo, Lorenzo è pronto. Calcio di punizione per l'Italia da ottima posizione. Beh, insomma, non è. Vabbè, dai, ho spostato. Vabbè, allora diamo quasi a mo' di derby. A mo' di derby, signore. Vediamo, poi più spostato sulla sinistra, Lorenzo Pellegrini. Per ricalcare quel derby fantastico che ci vide protagonisti di un 3-0 incredibile. Ancora una volta Lorenzo. Ancora una parte volta Lorenzo col destra. Sì! Fuori. Sì!
sì, fuori. Lanive è fuori, è uscita la palla, è fuori, è uscita proprio tanto, è fuori, cioè, è uscita di 6 metri, ha tirato una brutta punizione, molto lenta, sì, tirato male, sono un romanista semplice, se la palla va vicino alla porta per me già tanto, per te comunque è gol, comunque posso dire, speravo in qualcosa di meglio, sì, una brutta punizione spagnola pettinata, speravo in qualcosa di meglio, va bene, è andata così, questa è una torera, è uscita una torera, signora, come va, in che senso? Zaccagni utilizzati per se ne va a sinistra. Parla Danilo, parla. Tasse. Eccolo il coso sul secondo palo. Cambiato e mazzo. Angolo. Si salvano il calcio d'angolo. Sale Donnarumma. Si salvano il calcio d'angolo. Ce lo fai battere? Qua ci sta. Sale Donnarumma. Ma chiamonisce. Cammonito. Carvalho. Carvalho che fallo di prima. Ce lo fai battere l'angolo. Calcio d'angolo. Ultima chance. Ultima chance per l'Italia. Calcio d'angolo. Dalla destra. Cambiato col sinistro. Dai. Cristante. Dai ragazzi. Cristante, dai ragazzi, proprio lui, Cristante. Abbiamo ancora il nome di Cristante, nome e cognome. Abbiamo ancora una chance. Donna è salito finalmente. Dai, Gigio. Dai, Gigio. Per l'Italia, avanti Savoia. Ma che avanti Savoia? Basta. È un'altra cosa quella. Avanti. Senti. No, non è più. Ma ce lo fai battere? Avanti. Ce lo fai battere? Più cazzo, tiralo bene, ti prego. Vai, Chiarabella. Parte Cambiaso, dai. Una bella carambola, Gigio in corna e via. Niente, tre ore per battere sto calcio d'angolo. Io ti giuro, non ne ma posso. Ma sempre bastoni con le Normand, sempre loro due che si menano senza senso. Ma non lo mandano a fanculo. No, non credo che sia quella la soluzione diplomatica. No? Fatto gente arrapata in giro per Roma in questo momento. Prendo le palle da un quarto d'ora. Cambiaso, il cross in mezzo. Loro. Ci arrivano loro. Ancora Cambiaso. Uno contro uno. Saltalo. Eccolo, è un cross profondo. Una sponda. Si salva. Una Calaveri la rimette dentro fuori. Il prossimo che mi dice il prossimo invece che si passa la fuori senza Calafiori o manda a quel paese. È finita, è finita Gelsenkirchen, la Spagna batte 1-0 l'Italia e conquista la qualificazione agli ottavi di finale. L'Italia dovrà invece guadagnarsela giocando l'ultima partita contro la Croazia. Restiamo secondi nel girone con tre punti davanti a Albania e Croazia. Però Italia-Croazia diventa una partita tosta da tanti da giocare tutta fino alla fine. Da giocare. Come commenterebbe Ragazzi, io no, cioè, ci abbiamo sperato fino alla fine, ma la vittoria della Spagna è assolutamente insindacabile. Ma poco da dire. Teleradio Stereo 92.7.